tutti, in questo video andiamo a vedere come si trovano le equazioni delle bisettrici di due rette. Innanzitutto, che cos'è una bisettrice? Supponiamo di avere due rette, RS, che si incontrano in un punto. La bisettrice è quella retta che divide gli angoli in due parti uguali. Quindi avremo due bisettrici, ovvero due rette. Quella che taglia questi due angoli in due parti uguali e quella che taglia in questi due angoli in due parti uguali. Come facciamo a trovare l'equazione di queste due rette? Dovete sapere che esiste una proprietà importantissima delle bisettrici, ovvero che ogni punto che sta sulla bisettrice ha una caratteristica, è equidistante dalle due rette. Per esempio, se prendo un punto P qui, per la proprietà delle bisettrici io so che il segmentino PH è uguale al segmentino PK. Grazie a questa proprietà, l'equazione delle bisettrici si trova applicando la formula della distanza di un punto da una retta. Quindi dobbiamo andare a risolvere questa equazione. Andiamo a imporre che la distanza del punto P dalla prima retta è uguale alla distanza del punto P dalla seconda retta. Per applicare questa formula vi ricordo che la retta deve essere sempre in forma implicita. Le abbiamo entrambe giuste. Il punto P è un punto qualsiasi, quindi supponiamo abbia coordinate generiche x, y. Applichiamo quindi la formula della distanza di un punto da una retta che abbiamo già visto nel video precedente. Ricopio pari pari l'equazione togliendo il secondo membro, quindi togliendo l'uguale a 0. Tutto in valore assoluto, come la formula ci dice. Al denominatore devo elevare alla seconda 3 e lo sommo a meno 4, sempre elevato alla seconda. Al secondo membro ricopio la retta S senza il secondo membro e al denominatore faccio la radice quadrata di A alla seconda, da noi 1 alla seconda, più B alla seconda, da noi B vale meno 3, meno 3 alla seconda. Ora, al numeratore vado a togliere i valori assoluti e vado a scrivere al secondo membro più o meno. Questo perché vi ricordo, quando avete un'equazione con i valori assoluti dobbiamo risolvere sia il caso in cui gli argomenti siano uguali tra di loro, sia il caso in cui un argomento sia uguale all'opposto dell'altro argomento. Mentre al denominatore facciamo i calcoli: 3 alla seconda 9 più 4 alla seconda 16 fa 25 e la radice è 5. Al secondo membro 1 alla seconda 1, 3 alla seconda 9, 9 più 1, radice di 10. Ora andiamo a risolvere una volta con il più, una volta con il meno. Andiamo prima a fare quella col più. Facciamo prima di tutto l'MCM, che tra 5 e radice di 10 è 5 radice di 10. 5 radice di 10 fratto 5 radice di 10, quindi moltiplico tutto per radice di 10. Al secondo membro questo fratto radice di 10 rimane 5, moltiplico tutto per 5, quindi 5x meno 15y meno 10. Mando via i denominatori e adesso andiamo a sommare le x con le x portando tutto al primo membro per avere quindi una retta in forma implicita. Questa x si somma con questa, portandola al secondo membro diventa meno 5. E siccome questi numeri brutti non si possono sommare tra di loro, ho raccolto tra parentesi i coefficienti, 3 radice di 10 e meno 5, e così ho scritto una volta sola x. Facciamo la stessa cosa con y, quindi questo portato di qua diventa più 15y, raccolgo la y e diventa. Stessa cosa con i termini noti, meno 10 di qua diventa più 10, tutto uguale a 0. E questa prima retta qui è una delle due bisettrici. Adesso andiamo a trovare l'altra bisettrice. Abbiamo detto che devo risolvere la stessa equazione ma con il meno. Quindi sfrutto il fatto che ho già fatto l'MCM, per cui il primo membro lo ricopio pari pari, mentre il secondo membro devo scriverlo tutto con i segni opposti. Quindi al posto di 5x mettiamo meno 5x, al posto di meno 15y scriviamo più 15y e al posto di meno 10 scriviamo più 10. Andiamo a scrivere la retta finale in forma implicita, quindi portiamo tutto questo al primo membro e raccogliamo, visto che non si può sommare. Quindi qua diventa più 5x, questo portato al primo membro diventa meno 15y e siccome c'è anche un meno qui, raccolgo il meno davanti e dentro diventa più. Più 15 più 4 radice 10 con il meno raccolto a fattore comune davanti. Stessa cosa i termini noti, 10 portato di qua diventa meno 10 e questa è la nostra seconda retta. Quindi date due rette che si intersecano tra di loro è possibile trovare sempre l'equazione della bisettrice e otteniamo sempre due equazioni, una retta
e l'altra, che divide l'angolo sempre in due parti uguali. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata!